Si chiama Ferrara Chamber Academy ed è la prima edizione di un'accademia dedicata alla musica da camera e alle esecuzioni d'assieme, organizzata al Teatro Comunale Abbado da EUIO, l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, e da Ferrara Musica. Il progetto vede il lavoro congiunto per 2 settimane, dal 16 al 27 settembre, di 3 gruppi di artisti, la Chamber Orchestra of Europe, docenti e mentori dei musicisti di EUIO, a loro volta insegnanti di alcuni giovani italiani selezionati per l'Accademia. Un'iniziativa che fa entrare nel vivo i concerti della European Union Youth Orchestra, che ora risiede a Ferrara dopo l'addio di Londra. La cosa possibilmente più importante per noi come orchestra di fare una casa. Non è una questione solo di fare concerti a un teatro come quello, che è bello, però è molto importante che noi apriamo la porta dell'orchestra per tutta la città. Allora, come abbiamo suonato nel Basket Festival, questo era molto bello per cominciare. Adesso abbiamo un'accademia di musica di camera che noi nostri musicisti non sono solo studenti, sono studenti in questa accademia con altri grandi maestri, però anche sono insegnanti con musicisti italiani. Allora abbiamo 3 piani con questa accademia, e un piano molto importante è per musicisti italiani da venire dove noi siamo, per ascoltare le prove, il concerto, anche per suonare con la gente dell'orchestra. Per il Teatro Comunale Abbado e per Ferrara Musica, l'arrivo di giovani nell'Accademia rappresenta una nuova e importante risorsa formativa. Portano a questa stagione un dono importantissimo, che è quello di renderla non solo un cartellone di concerti che il pubblico può ascoltare, ma di praticamente creare il presupposto perché questa stagione diventi un laboratorio dedicato a musicisti italiani, dedicato anche a molti musicisti ferraresi che interagiscono in un modo formato e intelligente con grandi musicisti europei. Il progetto di Ferrara Chamber Academy si concretizzerà in 4 concerti tra il 22 ed il 27 settembre, 2 pomeridiani e 2 serali. Il 22 e 27 c'è un doppio concerto per data, fra l'altro sono programmi che dialogano fra loro anche nei contenuti, quindi sono stati scelti con un occhio alla cultura della musica, e quindi mi auguro che il pubblico possa e voglia intervenire numeroso all'appuntamento preliminare, che è quello delle 18, previsto a ingresso libero e ridotto, in cui suonano appunto i giovani musicisti italiani dell'Accademia, e poi partecipare al concerto in stagione, che vede l'EUIO in versione cameristica eseguire 2 programmi di camera molto molto interessanti e molto molto godibili all'ascolto. Entusiasti, giovani musicisti di età dagli 11 ai 22 anni, selezionati per curriculum da tutta Italia, che stanno vivendo l'esperienza unica dell'Accademia. Ho ritenuto molto importante questa esperienza organizzata dall'EUIO, e quindi ho preso il primo treno e sono venuto. Mi è piaciuto molto quando c'erano appunto anche le prove aperte, dove ho potuto ascoltare come suonano e come appunto studiano. E mi è piaciuto molto. Suono in un'orchestra che è a contatto con l'EUIO, allora sono venuta. Ci hanno fatto lezioni, ogni giorno abbiamo avuto degli insegnanti diversi che poi comunque sono i ragazzi che suonano nell'orchestra, per cui è stato bello il rapporto confidenziale ma comunque molto preparato.